Massimo Venier, odio sono l'estate, io. un ritorno con un trio che insomma ormai ti appartiene, oserei dire che sei il quarto elemento? Ma no, diciamo che loro sono tre, io sono uno e stiamo bene così. No, ovviamente siamo stati un gruppo unitissimo in passato, anche troppo, nel senso che vivevamo quasi insieme e ci siamo ritrovati dopo tanti anni. È stato un grande piacere intanto ritrovarsi, appunto. E poi questo lavoro racconta un po' anche questo, no? Un ritrovarsi, un perdersi e un ritrovarsi. Quindi penso che abbiamo, insomma, anche la nostra storia personale, come dice Brunori in una sua canzone, abbia contribuito a scrivere questa sceneggiatura. E questo ritrovarsi è stato facile, come quando uno va in bicicletta, insomma, alla fine che non lo dimentichi mai, no? Devi soltanto riprendere, oppure avete notato, tra virgolette, un cambiamento? Vi siete ritrovati diversi, nuovi magari? Sì, più... Allora, sicuramente nessuno di noi ha dimenticato com'era, però non ti dimentichi neanche come sei adesso, quindi è questa distanza, questa differenza tra queste due cose molto chiare, perché una ce l'hai davanti agli occhi e una te la ricordi benissimo perché ha un grande valore e te la porti dentro. Quindi è stato molto, molto particolare, perché queste due cose hanno convissuto praticamente sempre. E credo che il film, tra l'altro, parli anche proprio di questo, di riconoscere quello che sei diventato e di cercare di ritrovare quello che hai perso, che non vale la pena perdere. Si racconta anche un'Italia normale, nel senso che spesso, no, la esasperia viene raccontata sempre un po' a tinte forti. Qui invece io ho trovato una normalità, una riconoscibilità degli individui, no? Delle situazioni che proprio ci appartengono un po' a tutti quanti. Per te quest'estate com'è? Cioè, effettivamente la vivi come viene descritta, no? Una fatica, oddio no, non voglio partire, sì, magari, oppure invece c'è ancora totalmente un po' il brivido? No, non penso che tutti la vivano così, no? C'è qualcuno che vuole partire per le vacanze? No, lo so. Ma è proprio così, cioè l'estate è bellissima, è meravigliosa. Io ad esempio, per quello che vale la mia esperienza, da un po' di anni per me l'estate è cambiata, ha un valore particolare perché ho due figli e quindi sto con loro. Quando ti ricapita, no, di poter stare in continuità con i tuoi figli, quindi è bellissimo, sono cose che... E ciò nonostante, quando devo partire, oddio mio, no, mamma mia, che angoscia! Quelle ore, tutti quei giorni, quel caldo infernale, le code, la gente, è così. Poi però, per fortuna, ce la si gode ancora, no? Però arrivano dei momenti in cui questa ansia e questo pessimismo e questa diffidenza verso le cose non te le fa più godere o addirittura te le fa evitare, no? E appunto... questo, si parte da lì, partiamo da questo, in questo film, per poi invece ritrovare forse un po' di voglia di cambiamento, diciamo. Dirigere un trio, ma in questo caso è un sestetto perché si sono amalgamati molto bene. Fai anche 12, le donne, perché poi ci sono anche i ragazzi. Esatto, poi senza considerare appunto i ragazzi che sono stati bravissimi. Qual è la differenza? Sei un po' un direttore d'orchestra in questo caso. Loro in conferenza stampa hanno detto che c'è stato un grandissimo apporto da parte tua, è stato fondamentale. Quanto è stato difficile dirigerli e se c'è un momento, insomma, del set brutto, particolare? No, che porterai... Ovviamente è lavoro e aggiungo, è lavoro a 38, 40, 45 gradi all'ombra, quindi... difficile, tosto, scusate, molto difficile, molto... Però ci sono stati invece momenti che ci hanno unito tanto. È stato difficile per un motivo, perché erano tanti, con sensibilità diverse, età diverse, perché poi ci sono i ventenni, ci sono i dodicenni, dei bambini piccoli. E poi invece con le tre attrici che hanno fatto un lavoro strepitoso, secondo me, però è stato un po' faticoso. Tu hai parlato di normalità, di un'Italia normale. Io cerco sempre questa normalità, l'autenticità. Mi piace molto giocare dentro la normalità. Ed è difficile in una commedia far passare questo concetto, perché la commedia viene interpretata con... quindi si alza la voce, si allargano gli occhi, si fanno gesti inconsulti. E
tutti mi guardano e dicono, ma perché questo non vuole che facciamo di più? È stato molto faticoso tenere, soffocare questo istinto, è sempre stato così, però poi credo che il risultato invece sia di una naturalezza anche però molto divertente, ma vera. Ho lavorato su questo e ho scelto queste attrici, perché le ho scelte proprio con grande desiderio di lavorare con loro, proprio perché secondo me loro erano perfette per questo, e questo mi hanno dato. Grazie. A te. E il cane straordinario, non l'abbiamo citato, però voglio dire lui. Io non c'entro niente, è un genio. Ma cos'era?